Per questo progetto ho usato questo bellissimo set di carte natalizie che trovate elencato nelle info. Con una sola carta decorata possiamo ottenere due pagine per il diario, che avranno queste misure. Dunque tagliamo tutti i pezzi a mano o con una taglierina come questa. Cambiamo la lama per inserire l'attrezzo per cordonare. Così possiamo segnare le pieghe, che dunque facciamo per entrambi i pezzi. Sul cartoncino più grande, dove abbiamo segnato più pieghe, ritagliamo una striscia sul fondo, per poi incollare le linguette in questo modo. Ottenendo una busta, segniamo il centro e fustelliamo un mezzo cerchio in alto. Dovremo creare 4 pezzi per ogni tipo. Visto che queste carte non sono stampate su entrambi i lati, con qualche carta di scarto andiamo a rivestire la parte superiore, dove abbiamo creato il semicerchio. Anche le pagine semplici hanno l'interno bianco. Ecco perché ritagliamo e incolliamo dei rivestimenti. All'interno delle pagine a bustina andranno questi cartoncini con gli angoli arrotondati. Con qualche scarto di carta e la tag punch board possiamo creare delle manigliette da applicare poi alla tag. Quindi, con della colla vinilica, incolliamo 2 manigliette per ogni cartoncino. Le rivestiamo con una carta decorata ed ecco che possiamo inserirle nelle relative pagine. Nel nostro diario non possono mancare i numeri per i giorni, che potete scaricare dalle info. Sempre usando gli scarti di carte, creiamo dei cerchi più grandi, su cui incolleremo tutti i numeri. Dopodiché, potremo applicare un numero in ogni facciata delle nostre pagine. Per la copertina di questo daily userò l'acetato con questi bellissimi decori natalizi. Segniamo sull'acetato queste misure per le pieghe, che poi realizziamo con estrema attenzione. Sulla spina dell'acetato realizziamo 4 buchi, così da poter infilare gli anelli. Riportiamo la misura dei buchi su tutte le pagine che poi buchiamo. Poi inseriamo tutto negli anelli metallici, in questo modo.
Per decorare la copertina, prima di tutto, incolliamo un nastro con del biadesivo. Come base per il titolo in copertina, creiamo una targhetta, magari usando questo strumento e forando entrambi i lati. Ora possiamo dedicarci alla composizione della decorazione in copertina. Queste decorazioni in cartoncino le trovate nel mio shop Etsy, ma questa volta voglio plastificarle. Così da ritagliarle e ottenere dei pendenti per il mio diario. Dunque inseriamo i vari decori e una nappina in altri due buchi sull'acetato, o in quelle precedenti o sull'anello. Ed ecco il nostro diario di dicembre, pronto per il conto alla rovescia.